Cazzo, ragazzi, questa ve la devo proprio raccontare. Una notte ero con quel smerdo di tacos in un karaoke bar e mentre stavo bevendo un drink al gusto piscio e sburra, rarissimo al mondo, è arrivato quel bastardo di Ignazio che al tempo non conoscevo ancora. E beh, ragazzi, si sentiva il suo odore di merda putrefatta, anche se era lontano 5 chilometri. Ma a parte questo, stava cantando una signora bravissima a cantare. Se non fosse per quello cazzo di Ignazio che gli smerdò in faccia solo perché secondo lui sua sorella, Patrizia, cantava meglio. No, ragazzi, non ho potuto resistere a iniziare la rissa insieme a Tacos contro Ignazio. Infatti, il mio istinto merdoso iniziò a funzionare. Tutto il locale era pieno di smerdo, ma, ad un tratto, Ignazio assaggiò il mio drink gusto, piscio e sburra e disse: «Oh, aspetta, è buonissimo questo drink, chi l'ha inventato?» E io: «Allora, innanzitutto mi chiamo Maurizio e quel drink l'ho inventato io». E allora Ignazio rispose con una voce di pietà: «Aspetto Maurizio, non smerdarmi, i tuoi drink sono fantastici, ti prego lasciami vivere». Ragazzi, io non ho potuto fare altro che offrirgli ancora il mio drink. Poi quella sera eravamo tutti ubriachissimi e quindi Ignazio rimase per settimane e settimane a casa nostra. E voi direte: ma perché? Ragazzi, perché il mio drink, dovete sapere che è un super mega iper ultra alcolico. Ragazzi, se volete il mio drink, è tuttora in vendita solo nei supermercati Smerdo di Maurizio. Vi propongo di andare sempre in quel cazzo di supermercato. Se lo farete diventerete come me. Ora vi tocca scegliere tra sì o sì.